Putin per vincere deve sconfiggere l'esercito ucraino e occupare gran parte dell'Ucraina, se non tutta. La soluzione quale potrebbe essere? Ma io ricordo quello di cui si parlava a marzo dell'anno scorso, quando ci furono quei tentativi di contatti, quei tentativi di negoziati. Si parlava di cancellare l'ipotesi di un'adesione dell'Ucraina alla NATO. Tra l'altro, questo non è mai stato nell'agenda di nessuno. A partire dal 2014 in poi, nessuno ha mai pensato di far entrare l'Ucraina nella NATO, soltanto qualche fantasia fantascientifica. Quindi, questo era un primo principio. Il secondo principio era il rispetto dei confini, e quindi la concessione di un'autonomia sostanziale, una sorta di Minsk 3. A quei territori che in qualche modo avevano manifestato la volontà di una sorta di indipendenza da Kiev. Questo non è stato attuato. Il terzo punto era quello di un congelamento della situazione della Crimea, in modo tale da non parlare del problema della Crimea. La Crimea sarebbe rimasta così come era stata dopo, occupata e annessa da parte della Russia nel 2014. Se ne sarebbe riparlato a babbo morto e quindi mai più. Questa era un'ipotesi che circolava all'epoca e che potrebbe avere ancora qualche concretezza. Temo però che dopo le dichiarazioni di annessione al territorio russo di tutto il Donbass e in più di Kherson e di Kharkiv, io credo che questo non sia più possibile, a meno di una sconfitta militare. Ora, Ecco, sulla questo sconfitta militare ecco, generale, ecco io su questo vorrei punto. precisare questo. Sì. Perché, vedete, questo è un conflitto che ha una asimmetria intrinseca, nel senso che Putin per vincere deve sconfiggere l'esercito ucraino e occupare gran parte dell'Ucraina, se non tutta. L'Ucraina per vincere basta che non lasci vincere Putin, basta che resista all'offensiva militare, eventualmente con qualche contrattacco, ma non necessariamente. È una situazione di stallo. Una situazione simil-Corea potrebbe essere un sviluppo che accadrà. Io non lo auspico perché una situazione simil-Corea vorrebbe dire congelare il conflitto, non risolverlo. Vorrebbe dire lasciarlo in una situazione di stand-by, pronto a riesplodere un domani. Non credo che sia una soluzione molto intelligente.